Ciao a tutti amici ortolani. Allora, oggi vi voglio far vedere come prendiamo un terreno dove abbiamo coltivato. Nel mio caso ho coltivato le bietole, sono arrivate alla fine, infatti dietro di me, non so se le vedete qui, esatto, qua adesso poi ve le faccio vedere per bene, sono andate addirittura a seme. Per cui adesso questo terreno qua dietro di noi, scusate le foglie, ma mi sono messa all'ombra perché c'è già caldo. Lo dovremo arare nuovamente, potremo anche solo fresarlo, però gli daremo un'aratura, in modo che almeno siamo più sicuri, e passeremo poi, vediamo se anche la fresa o meno. Per cui adesso qui cosa abbiamo fatto? Per fare un'ottima rotazione non bisogna seminarci o trapiantarci sempre la solita verdura o ortaggio. Io qui penso di metterci delle zucchine, credo. Comunque poi vediamo cosa farci. Adesso lo lavoriamo, vi faccio vedere come si fa con il mio aratro rotativo Berta e il mio motocoltivatore BCS 730. Ok, buona visione. Ah, mi sono dimenticato, per chi non fosse ancora iscritto, mi raccomando, si iscriva al canale perché parlo di orti, di piante da frutto, olivi, api, un po' di tutto quello che, galline, un po' di tutto quello che rimanda, riguarda il mondo della campagna e del contadinaggio. Ci vediamo e buona visione. Allora, per prima cosa che dovete fare, se avete anche voi l'impianto a goccia a goccia, è togliere l'impianto di irrigazione. Per cui bisogna togliere prima questo, e dopodiché si può iniziare a lavorare. Se invece non ce l'avete, potete subito iniziare a lavorare, è abbastanza scontato. Allora, io qua ho messo dei tondini oppure legni per fermare, per cui andremo a togliere tutto, lo spostiamo un po', lo metteremo di lì e poi inizieremo ad arare. Adesso vediamo come si comporta il nostro BCS, è il nostro aratro rotativo, con specialmente laggiù in fondo sono belle alte. Vediamo. Oh ragazzi, ho dato una zampata al tubo di irrigazione. Porca miseria, mi si è rotto. Dove è andato? Mi si è rotta la T. Per cui adesso andiamo a riparare.
qua siamo andati a prendere i pezzetti, adesso li andiamo a fare e poi si riparte. Abbiamo chiuso l'acqua, adesso smetterà anche quella. Ecco che inizia a smettere. Imprevisti come il Monopoli. Vai, riparazione fatta e ora si riparte. Dimenticato che mi avevano regalato delle patate brutte che avevano fatto il butto, ma io ho provato a buttarle un po' qua. Adesso, certo, non, la pianta c'era ancora, comunque qualcosa l'abbiamo raccolto. E se le avessi lasciate? Quindi è un ottimo esperimento. Adesso devo andare a vedere quando è che l'avevo seminate, che si possono mettere anche un po' più tardi. Bene, bene, continuiamo. Adesso abbiamo quasi finito, come vedete, e andiamo avanti. Abbiamo finito di arare. Allora, quelle più grosse le abbiamo tolte, perché poi non vorrei che abbiamo poco tempo e con la fresa questi danno fastidio, si annodano tutti, quindi ci si lavora male. Ok. Qua buttiamo un po' dentro un po' di terra che è venuta troppo fuori e direi che qua va bene. Per cui è venuta veramente bene, una fresata comunque come ho detto gliela darò, prima di dare la fresata concimerò. Quindi vi terrò aggiornati e oggi vabbè, ormai ha preso questa piega qua, questo video, per cui potevo farvi vedere anche la raccolta delle zucchine, insomma, la mia mattinata. Comunque adesso andiamo dai pomodori e poi continuiamo la giornata. Non so se sono ancora da legare o che. Ciao, quasi finito di togliere tutte le cipolle. Ci manca ancora una fila. Ecco qua, che bello, questo è veramente gigante. Comunque vanno bene, ancora va fino in fondo.